e sul tappeto rosso di Telenord arriva la musica, la band di Davide Costa. Fai il suonatore di professione oramai? Io faccio il suonatore di professione, sì. Il suonatore John? Insomma, faccio quello che posso. Ecco, però tu non solo il sax, eh? Suono sax, diversi tipi di sax, il contralto, il tenore e il soprano. Mi arrangio a suonare la chitarra, ma non sono bravo come il maestro Casaleggio, naturalmente. E poi niente, basta, poi niente, poi c'è lui. Vabbè, c'è lui. C'è la nuova generazione. Allora passo da Casaleggio, perché tu arrivi da Pegli, io, no? Arrivo dalla Valle, da un forno della Farinata, dai famosi forni mobili. Dal forno mobile della Farinata. Sì. Ecco, tu invece fai. Io faccio altro, però insomma conosco queste persone e seguo anche questa. Abbiamo incrociato le nostre esperienze musicali e le stiamo provando a portare avanti. Davide, tu sei il futuro della famiglia Costa, eh? Teniamo alto la bandiera, anche se i nostri avi non sono molto contenti che noi suoniamo, ma vabbè, i nostri nonni contadini magari, ma cosa fa quelli suona, vabbè. Devo fare due marchette proprio veloci, due marchette, televisive, sì, allora, beh. Dove parlo? Sì. Devi dare, vabbè, allora 18 settembre venite tutti al Bartender in Albaro, in via Medici del Vascello, che Dave Costa dei Blue Pills, Paolo ci ha visto, grandissima serata. E il 3 ottobre invece tutti, proprio tutti a Serra Ricò al Pisolo,
dove sarò col tributo ai Blues Brothers, tu vieni, perché non mi hai ancora visto, mi raccomando. Se attaccate un pezzettino, chiudiamo in musica. Sì, il pezzo, via, 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 andiamo, andiamo. Prego, prego, se vi muovete. Sì, i tempi sono diventati corti. Come si fa a muoversi con questo? Yeah.